Bellunese in ginocchio per effetto del maltempo, con piogge straordinariamente abbondanti in diverse aree. Le statistiche parlano di uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi decenni, forse paragonabile, almeno per quanto riguarda i dati pluviometrici, all'alluvione del 1966. Nell'Agordino molti problemi per le frane, da Agordo a Taibon a Cencenighe fino alla doppia colata alla Muda di Lavalle. L'abbondanza delle precipitazioni si è mostrata nell'innalzamento del Cordevole, che a Ponte Mas ha superato anche i 6 metri d'altezza. Sempre nell'Agordino, forse uno dei territori rimasti isolati più a lungo, si sono registrati blackout causati dalla caduta di piante sulle linee, colpa del vento. In Cadore si è temuto soprattutto per la sicurezza degli abitanti di Cortina e della Valle del Boite. In particolare, per quanto riguarda la frana di Cancia, Borca di Cadore, è stato dichiarato lo stato di preallarme, massimo grado di allerta nelle procedure di salvaguardia dell'abitato. A San Vito, chiuso il ponte sul Boite a Geralba, a Venas di Valle di Cadore, pesanti allagamenti lungo l'Alemagna. In Val di Zoldo si è faticato a tenere aperta la statale 251. Dopo la chiusura di domenica sera, la settimana è cominciata con una riapertura, ma le condizioni della strada hanno portato a una nuova interdizione al traffico nel tardo pomeriggio. A Belluno si è temuto soprattutto per il livello del Piave, con 4 metri d'acqua sotto i ponti della città. Apprensione in tutta la Val Belluna per lo stesso motivo. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il Feltrino, con danni diffusi e allagamenti, così come in alcune zone dell'Alpago. Ma non è finita, pioverà ancora. Con apporti ulteriori dell'ordine mediamente di 80-100 mm, localmente fino a 200-220 mm, attesi ovviamente da qui a domani mattina alle ore 6. Poi in seguito dovremo avere un miglioramento del tempo con variabilità, qualche schiarita e le temperature dovrebbero scendere un pochino domani e nella notte la neve che attualmente cade oltre 2003-2004 dovrebbe innalzarsi nel pomeriggio a 2008 prima di scendere sui 2004-2600 metri nella notte.